giorno, ma questo sono io al mattino presto, appena svegliato, americano, appena sveglio. Parlo piano perché tutti dormono. Stamattina mi sono svegliato contento, sorridente. Sono contento oggi, lo so veramente. Boom. Sono contento. Andiamo, let's go. Buongiorno a tutti quanti. Da quant'è che non faccio più una apertura dalla macchina guidando? Ok. Ancora sta cosa, la gimbal quando non sente i movimenti della macchina, quando va con i movimenti della macchina va in tilt, comincia a fare tutti i movimenti strani. Perché sta carta fa così? Quindi è nuvolo. Ci ha dato lo zucchino ieri con una giornata paurosa, sono caldissimo, 27 gradi. Oggi è ancora palle. Bene, fa frescolino, non fa bene dove sono io, nelle montagne della California, fa frescolino, però non è così freddo. Allora, si sta bene con la giacchettina. Oggi, programma di oggi! Oggi vado a vedere una persona che non vedo da tanto. Questa persona è una persona che mi ha aiutato veramente il primo anno che vivo in California, quindi lo conosco da tanto, anche se non ci si vede più tanto perché impegni vari per quel poco che ho potuto fare, quindi è stata una persona importante nella mia settle in, quindi nel mio momento di aggiustamento californiano. Mi fa piacere farlo conoscere e fargli vedere cosa fa, e quindi questa è anche un po' una specie di italiano in America, intervista slash vlog americano slash casino slash quello che arriva. Traffico, no. Tutti dicono, ma tu, ma dov'è che sono la camera? Tutti dicono, vabbè, ma scappi, ma c'è un'ora di strada da fare. Non è che mi pesa più di tanto, devo essere sincero, perché poi alla fine la guida è bella comunque. Faccio il canyon, vai giù sull'oceano, ma porca paletta, ma guarda che casino qua. Non è malvagia la guida, sì, c'è traffico, giorni alcuni peggio, alcuni migliori, però alla fine ragazzi è uno spettacolo. Ciao. Concludendo questa chiacchierata mattutina, sto lavorando a Q&A un po' più lungo di quello che pensavo e all'intervista di Nicole, quindi arriveranno questi video, state calmi, non vi agitate, non vi... ma che pacco, stamattina la camera è proprio un casino, proprio. Ho dormito storto stamattina, c'è il torcicollo oggi, ho dormito con la testa nel cassetto. Questa camera, vedi come va? Fa quello che vuole quando fa le curve. Sono io che la muovo, è lei che si muove. Adesso a sinistra. Vedi, non sei così intelligente come la testa umana. La testa umana si raddrizza, sta dritta. No, però vedi, anche la testa umana va. È come la testa. E allora vedi che non siamo così poi intelligenti. Giri il volante quando giri. Testa gira insieme. Questo se rimane detto così, vedi? Per tenere dritta devo mettermi qua dietro, ok? Adesso vediamo. Ok, è un po'. È strano, cioè, quando fai le curve compensi la testa, anche se per poco, però compensi, vedi? Gira la testa. Ciao Marco. Vedi che però si sta aprendo! Bello, bello! Allora, quindi, ora, dietro di me, tutte queste sea lion, le faccio saltare un botto solo. Quello che vi dico sempre, che è un persona un problema, è un problema.
faccio vedere come funziona il sistema. La puzza non la puoi sentire, ma è una cosa... Ciao. Ok, quindi, ora, io amo, è bello veramente, è molto bello. Quando amici che ti seguono o comunque ti hanno conosciuto tramite YouTube, poi vengono a trovarti. E quindi oggi, follower comunque, che mi hanno conosciuto tramite YouTube, e oggi sono qua a trovarmi Marina ed è bellissimo, è bello perché comunque... conosci altre realtà e loro sono una coppia fantastica, Andrea e Perla. Ciao! E loro sono una coppia fantastica, sono venuti qua, stanno qua, stanno facendo un po' di stanno prendendo un po' di informazioni per vedere di magari spostarsi e venire qua. È sempre bello vedere comunque giovani coppie che si buttano, o almeno che ci provano, e comunque sono in giro per il mondo, e vedere un po' che cosa offre. Andrea, lui è un manager di hotel, e invece Perla si occupa di make-up. Se avete un po' di make-up sulla mia faccia, perché Perla ci ha messo mano. Adesso vi sto facendo vedere un po' la Marina, un po' in giro. Andrea e... Che bel nome Perla, bellissimo nome. Sono troppo simpatici e poi hanno questa voglia di fare esplorare. Andrea ha un progetto in testa di fare di lavorare per un hotel, diciamo così. Sì. Per una cosa di hotel. Non diciamo il nome. Non diciamo il nome perché non è giusto. Però è bella, è una cosa bellissima. E invece lei poi sarà nella moda, che si vede, guardate. Speriamo che bene. Ce l'ha l'aria da Los Angelina. Los Angelina. Sono troppo contento che sono venuto a salutarmi, a trovarmi. Gli auguriamo il meglio. Se c'è dietro qualcuno di voi che ha una mezza idea, fatelo, è l'età giusta, 30 anni, 35 anni, buttatevi. Ciao! Ciao. Questo è lo siluro che ha fatto Musk, quello della... Guardalo qui, spettacolo. Wow. Non lo sapevo neanche. Sapevo che c'era qua la Space Pack, ma non sapevo che c'era qua il silurone, quello... che è atterrato in verticale. E quindi ora sto andando a trovare questo carissimo amico. Quindi casino. Lui, insieme a un altro carissimo, ha creato un business pazzesco, ed è uno dei pochi che qui in America la sta facendo bella. Jack da 500 con il marchio su Angelo e Franco, signori. E ora vi porto a vedere come si fa la mozzarella a Los Angeles. Non è giusto. Vabbè, io te lo dico. Lui ha Angelo, vieni qui un secondo, dai. Vieni qui un secondo e basta. Quindi io, ragazzi, qui ho iniziato la mia avventura californiana. Angelo e Franco mozzarella. L'ho iniziato proprio qua. Lui è stato uno dei primi che mi ha aiutato, veramente aiutato, quando qua ero così, cioè nato proprio in California. Ed è tornata qui dopo così tanto tempo. È bello, fa bene. Quindi mi devo mettere ancora il tutto o no? Io. Quindi il ferrorario. Wow, mamma mia. Questo è Angelo, signori e signori. Piacere. Franco l'abbiamo venduto sugli scaffali di Whole Food. Qui, ragazzi, dove fanno la mozzarella. Allora, Angelo e Franco, tanto tempo fa, 10 anni fa adesso ormai? 2009 hanno deciso, ha detto, facciamo la mozzarella in America, ma non è che ha detto, deciso, portiamo la mozzarella con i furgoni o con gli aerei qui. No, lui ha portato tutti i macchinari dall'Italia, e questi qua sono tutti i macchinari dall'Italia, e ha cominciato a fare le mozzarelle italiane con tutti i macchinari italiani, con la ricetta italiana, qui in California. Ragazzi, è una figata, è troppo bello. Fra Angelo sono riusciti a entrare nei supermercati più importanti qui in Los Angeles, non solo Los Angeles, comunque anche New York adesso, sei vero? Sì. È timido Angelo,
Quindi, anzi, se andate a vedere sul sito, c'è un servizio che ha fatto per la Rai, giusto? Queste sono le cose per le mozzarelle. Sì, gli stampi. Cioè, ma c'è ancora il rituale che assaggi le mozzarella al mattino, con la prima mozzarella, o non lo fai più quello? No, no, mi controllo ogni tanto. mi ricordo la, come si chiama? Che assaggiavamo le mozzarella ancora calde, tiepide. Che bontà, ragazzi, che bontà. Adesso lo sto convincendo a seguirmi su americano, perché Angelo non mi seguiva. No, lui vede un po' di video. Angelo, questa mozzarella ce l'hai anche in Italia o no? Ci stiamo lavorando. Ragazzi, andate a assaggiare questa mozzarella. Angelo e Franco, quando è pronta in Italia, fantastica. Angelo e Franco, ragazzi. Lui veramente è quello. Mi ha aiutato. Anche, vabbè. Morale. Ora mi dà un po' di come si chiamano? Esempi? Come si chiamano? Esempi? Un po' di mozzarella che stasera me la magno. Ah, intanto mi ha dato un po' di mozzarella, Angelo, fantastico. Un po' di testi stasera me le assaggio tutte, non vedo. E poi. No, le ho fatte vedere. Guarda qua che spettacolo, ragazzi. Cosa non ci può essere migliore di una Fiat 500 con Angelo e Franco? Le mozzarella guy in Los Angeles. Yes! Viva l'Italia, ragazzi! Ciao Angelo! Ciao!